Esercizio: una pallina d'acciaio rotola su un tavolino senza attrito, con una certa velocità V0. Siccome non c'è attrito, questa velocità è costante, la pallina arriva alla fine del tavolino e cade giù, descrivendo un moto parabolico, con una gittata di 1 metro. Il tavolino è alto 80 cm. C'è da calcolare qual è la velocità V0 con cui è stata lanciata la pallina. Prima di iniziare a risolvere questo esercizio, ricordiamo qual è il procedimento generale comune a tutti i problemi. Si scrivono le quattro equazioni del moto parabolico, che sono due per il movimento x, quindi questa e questa per il movimento x a velocità costante dell'ombra, cioè della proiezione della pallina sull'asse x, e le altre due per il movimento y, che rappresentano e descrivono il moto dell'ombra, cioè della pallina, cioè della proiezione della pallina sull'asse y. Prendiamo infatti un punto qualunque lungo la traiettoria, per esempio qua, per esempio il punto P. Le prime due equazioni del sistema ci danno la x e la y del punto P, cioè della pallina all'istante TP, che è l'istante in cui la pallina arriva in questo punto P. Le altre due equazioni, le ultime due, ci danno le due componenti di velocità, cioè la componente orizzontale vpx e la componente verticale vpy, della velocità della pallina nel punto P. Chiaramente durante il volo della pallina, quando la pallina passa da un punto P a un altro punto, cambiano le sue due componenti, x e y, e cambia anche la componente verticale della velocità, mentre la componente orizzontale della velocità sappiamo che non cambia mai, perché il moto della proiezione lungo l'asse x è un moto rettilineo uniforme che avviene a velocità costante. In questo esempio, tra l'altro, notiamo che la componente verticale della velocità, quindi vpy, ha segno negativo perché questa componente è rivolta verso il basso. Torniamo al procedimento generale. Dopo aver scritto le quattro equazioni, bisogna sempre stabilire in quale punto della traiettoria queste quattro equazioni vanno applicate. Qui, per esempio, abbiamo preso un punto P qualunque, ma nel nostro esercizio i dati ce li abbiamo nel punto di caduta, quindi nel punto C. Perciò queste equazioni vanno applicate nel punto C. Quindi scriviamo innanzitutto il tempo TC, che è l'istante di tempo in cui la pallina arriva a terra. E poi scriviamo la C nelle due componenti X e Y, che sono le due componenti, le due coordinate del punto C, come prima erano xp e yp, le due coordinate di P. E in particolare queste due coordinate sono: la xc vale 1 metro e la yc vale 0, perché il punto C sta a terra. E poi scriviamo la lettera C nelle due componenti di velocità, cioè nella componente x e la componente y della velocità di impatto a terra vc. Questa è la velocità di impatto a terra e queste sono le sue due componenti, vcx e vcy. Vcy in particolare è negativa perché è rivolta in basso, come era negativa vpy. Vcx invece ha sempre lo stesso valore che aveva v0x, perché ricordiamo che la componente orizzontale di velocità non cambia mai. Ora che abbiamo scritto le quattro equazioni e le abbiamo applicate nel punto C, andiamo a vedere le componenti della velocità iniziale V0. Siccome qui il lancio avviene con velocità iniziale orizzontale, non c'è neanche bisogno di fare il procedimento per il calcolo delle componenti, perché la velocità orizzontale è la componente V0x, come indicato qui, mentre la componente verticale della velocità non c'è, non c'è una componente Vy. V0y, quindi possiamo togliere V0y da queste due equazioni, perché la pallina parte senza una componente di velocità verticale. Dopo aver calcolato V0x e V0y, che in questo caso sono molto facili, procediamo con il metodo generale, che è quello di andare a cercare l'incognita. L'incognita è la velocità orizzontale V0 o V0x, che è la stessa cosa in questo esercizio. Quindi l'incognita sta qui e qui. Questa sappiamo che non è una vera equazione, cioè non è utile. Questa equazione esprime solo il fatto che la componente x della velocità non cambia mai. Questa v0 o v0x rimane sempre uguale.
Quindi l'equazione adatta per trovare l'incognita è questa. Questa è la nostra incognita. Conosciamo la gittata di un metro, ma non sappiamo in che istante, TC, in quale istante la pallina arriva a terra. Ci serve quindi trovare il tempo TC da un'altra equazione, che potrebbe essere o la seconda o la quarta. Ma sarà la seconda, perché nella seconda noi abbiamo questo dato, cioè YC uguale a 0, dal momento che la pallina si trova a terra. Non può essere la quarta equazione quella giusta perché non abbiamo la componente di velocità y nel momento dell'impatto, cioè non abbiamo questa. Se avessimo avuto questa componente di velocità, potevamo usare la quarta equazione per trovare il tempo tc, che invece il tempo tc lo troviamo dalla seconda equazione, ponendo yc uguale a 0. Quindi otteniamo y0 meno un mezzo gt alla seconda uguale a 0, da qui. Con questa equazione di secondo grado pura troviamo TC, due valori, uno positivo e uno negativo, più o meno la radice quadrata, basta fare la formula inversa di 2y0 su g. Y0 è l'altezza del tavolino perché è la quota iniziale, quindi è 1,60 m 2y0 diviso g. Quindi otteniamo questi due tempi più o meno 0,404 secondi, cioè ci impiega la pallina meno di mezzo secondo a cadere. Il motivo per cui troviamo due tempi simmetrici, più o meno questo valore, è perché dal punto di vista matematico ci sono due momenti in cui yc è uguale a 0, cioè in cui la pallina è a terra. Non c'è solo questo momento, ma c'è anche quest'altro momento, come se la pallina fosse partita a un istante negativo. Ricordiamo che il tempo inizia a scorrere da qua, quindi qui c'è il tempo uguale a 0. Un istante negativo vuol dire che la pallina si trovava a terra in precedenza, prima di arrivare qua. Giustamente questi due tempi sono anche simmetrici, meno 404 secondi, 0,404 secondi più 0,404 secondi. E in pratica la partenza orizzontale è come dire che la pallina parte all'istante 0 dal punto di massima altezza, quindi il punto che di solito chiamiamo A, il punto iniziale, coincide con il punto di massima altezza che di solito chiamiamo B. Ora che abbiamo dato un'interpretazione intuitiva ai due tempi, capiamo che quello che serve a noi è il secondo, quello positivo. Quindi scartiamo il tempo negativo. Abbiamo trovato questo tempo, l'andiamo a sostituire nella prima equazione, questa qua, dove si trovava l'incognita che era v0x. Quindi con la formula inversa troviamo v0x uguale spazio fratto tempo. In pratica questa è la formula della velocità nel moto rettilineo uniforme lungo x. Infatti è un metro, la xc, diviso il tempo che ha impiegato quest'ombra a fare quel metro, cioè 0,404 secondi. Quindi la velocità alla quale cammina quest'ombra lungo l'asse x, velocità costante, è circa 2 secondi, 2,5 metri al secondo. Questo è v0x e anche v0.